Allora, in compagnia del tecnico Andrea Abruzzese, purtroppo per le norme vigenti cerchiamo siamo di mantenere, siamo bendati, per cui non si può leggere sulle nostre labbra. Lo facciamo però cercandoci di far capire ai nostri amici amanti del futsal. Un'altra vittoria decisa, veramente tanti gol, oggi termina 8-5, 9-8-17 all'attivo. Meno 7 per quanto riguarda le reti subite, una squadra che continua a macinare. Sì, bene, stiamo lavorando bene, l'ho detto già tempo indietro, l'ho detto dopo la prima partita, stiamo lavorando bene. Diciamo che la squadra, il Benaonda, non è assolutamente una squadra che farà la figurina di questo campionato, ma farà bene, sono sicuro, perché ha tanti ragazzi vogliosi e non gli ultimi arrivati, quindi secondo me è un'ottima prestazione. Diciamo che il risultato poteva essere un po' più largo, ma non quanto per la presunzione, quanto perché eravamo 8-2, 8-3 e abbiamo concesso due gol alla fine su due mezzi, un po' errori nostri, magari ci poteva stare se no il fallo a metà campo, due ripartenze, cose che magari dobbiamo, ecco, proprio lavorare un po' di più proprio sul campo nostro, che è un po' più piccolino e quindi permette sia a noi che agli avversari, che quando ripartono stanno subito in porta. Ecco, il tecnico ci ha anticipato un po' la nostra domanda che eravamo pronti a fare: cosa c'è da registrare proprio da questa partita? Ormai sono due partite, potrebbero essere veramente sufficienti per cercare di oliare magari qualche meccanismo che ancora manca, proprio non proprio la perfezione, però cercare di magari di non andare in sofferenza in certe circostanze. La prossima settimana si torna di nuovo in campo, ma ci si avvicina anche verso forse quello che sarà la Coppa, un altro obiettivo a cui il Real Quadrifoglio vorrà sicuramente fare la sua bella figura in un contesto che lo sappiamo tutti, purtroppo questo maledetto nemico ormai ci asseniamo anche dal nominarlo, perché veramente la stanchezza in noi è tanto. Questo Real Quadrifoglio però la sua strada vuole continuare a farla. Vero, e guarda, noi scendiamo in campo sempre per vincere, poi non parlo di qualità avversario nostro, noi come mentalità scendiamo per vincere, dobbiamo uscire che abbiamo dato tutto, poi se incontriamo una squadra più preparata di noi e non facciamo risultato, dobbiamo aver dato tutto, usciamo a testa alta, e quindi questo è l'obiettivo, quindi coppa, campionato, amichevole, quello che sia, noi entriamo per giocarcela, per vincere, poi a seconda di chi troviamo di fronte, ecco, poi esce la partita e viene fuori il risultato.